oggi riapre la nostra chiesa. E questa riapertura tanto attesa, questo dono meraviglioso, noi lo dobbiamo ad una persona che molto generosamente e con il cuore ci ha messo a disposizione i fondi del comune riservati al terremoto. Questa persona è il nostro sindaco Mario Zonca. Ecco, riapre la nostra chiesa e quindi da domani voi non dovrete più andare a piedi fino al convento dei Cappuccini per assistere alla messa. Questo lo dico. Torna ad essere, dicevamo, la nostra casa. Noi qui faremo le feste, faremo i battesimi e qui celebreremo i matrimoni che verranno ad allietare la nostra comunità, come quello della dottoressa Marta, figlia di Ovidio, e un altro matrimonio che ci sarà tra un po' di tempo, tra il figlio del nostro sindaco Niccolò con la Giorgia, figlia della nostra Anna. Ecco, io ieri... Che c'è, Giorgia? Mi scusi, Don Piero, solo una cosa. Prego. Grazie. Scusate, volevo solo fare una precisazione. Il nostro matrimonio, mio e di Niccolò, non verrà celebrato qui, ma al convento, da Padre Raniero. Niccolò lo sa quanto ci tengo e ne abbiamo già parlato. E nessuno ci deve rimanere male. Tutto qui. Grazie. Certo che la fidanzata va sempre l'ultima parola. Padre Raniero, ha visto Don Piero e il sindaco che festa ci stanno organizzando? L'ho visto. Don Piero è bravo a organizzare le feste. Mi sa che lui è diventato prete per questo. Non parliamo poi del sindaco. Ma perché? Che male c'è a festeggiare ora? Per carità, non c'è nessun male a festeggiare, però prima di festeggiare, dico io, pensate prima se da un punto di vista morale, cioè voglio dire, non è che io poi per carità, quando... Ma poi lasciamo stare che è meglio che non vado oltre. Padre Raniero, non è che ti fa così perché adesso è al convento tuo e non ci viene più nessuno. Non ci viene più nessuno e faccio bene non a preoccuparmi. I tempi cambiano, Padre Raniero. La gente pensa solo a divertirsi. La gente invece dovrebbe pensare, la gente... Che... Toh, hai visto? Mi raccomando, una fetta bella grande, Lei? A me no, grazie, mi piacerebbe, sa, ma col mio colesterolo alto non posso fare. E voi che fate qui? A bere, a mangiare? E tu perché volevi venire alla festa senza portarci pure noi, eh? Ma quale festa? Lo volete capire che questa è la fine? Ecco, guarda quel pallone confetto, guarda. Grazie, mi è piaciuta la mia porchetta, eh? È del mio ristorante!